Siamo al boot di Rockchip al CES 2016 e qui il chipmaker cinese ha presentato una nuova famiglia di chip, di processori dedicati ai mini PC, agli OTT box. Sullo sfondo vedete una serie di device, di box, che montano gli attuali processori, gli RK3368 e gli RK3288. Qui in basso c'è il Geekbox, un mini PC di Geekbuying, provvisto di due antenne removibili, monta 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage. Sul lato destro ha un pulsante per il reset e per l'update, e poi sulla parte posteriore ha una serie di interfacce. C'è il plug dell'alimentazione, una micro USB, una HDMI, un lettore di schede di memoria microSD, un connettore RJ45 per l'Ethernet e 2 porte USB. Ma la particolarità di questo box è quella che possiamo rimuovere le antenne con la massima facilità e possiamo aprire il telaio. Una volta che abbiamo aperto il telaio possiamo rimuovere la board e possiamo andarla a inserire all'interno di questa scheda di espansione come se fosse un modulo di memoria, una scheda di espansione che dà ulteriori interfacce. C'è una porta GPIO, c'è il plug dell'alimentazione, c'è un connettore per infrared, un connettore per il display, una porta USB, l'audio digitale e un jack audio, quindi tutta una serie di interfacce che possono risultare utili in ambito professionale e che quindi consentono a questo mini PC così compatto di essere utilizzato all'interno di un vasto campo di applicazioni. Questo è il WeBox, che è una forma rotonda che va molto di moda in questo momento. Poi c'è un TV Box di Skyworth e questo TV Box di Lenovo dedicato al gaming su Android con processore RK3288, 2 GB di memoria RAM e 16 GB di storage. C'è una dotazione di interfaccia abbastanza standard, ma la forma squadrata è molto particolare perché è vuoto all'interno. Sono anche qui delle barre che suppongo possano illuminarsi durante l'utilizzo. E l'ultimo invece, una novità, è l'RK3229 montato su questa piattaforma di sviluppo, su questa board. Vediamo qua su questo depliante le caratteristiche. È un quad core ARM Cortex A7 con GPU Mali 400 dual core e anche in questo caso provvisto di decodifica 4K. Si andrà a posizionare alla base dell'offerta di chip Rockchip per questo genere di device. E prossimamente arriverà anche un modello top di gamma RK3399 con 2 core ARM Cortex A72, 4 core ARM Cortex A53, una GPU Mali T864 e anche qui decodifica 4K 2K a 10 bit nel formato H265. Bene, direi che per questa nostra preview con le novità di Rockchip in materia di OTT Box dal CES 2016 è tutto.